massimo livello. È chiaro che l'occasione degli europei è un'occasione straordinaria, ci stiamo combattendo per avere la possibilità di fare gli europei in Napoli, ci ricordiamo che Napoli, che l'Italia farà gli europei con la Turchia, quindi ci saranno solo 5 sedi in Italia. Però, insomma, una di queste sedi ci stiamo impegnando perché sia Napoli. È ovvio che abbiamo bisogno di uno stadio che sia omologato dalla UEFA per poter accogliere le. Stiamo ragionando con la società perché chiaramente la società è un protagonista fondamentale di questo percorso. È un investimento importante perché significa la riqualificazione di uno stadio esistente, che però io credo che sia la soluzione giusta. Io dall'inizio ho sempre detto, anche quando si è valutato la possibilità di fare uno stadio diverso, abbiamo uno stadio che anche storicamente rappresenta l'anima di questa città, che ha dietro di sé una storia. E quindi, anche se con le difficoltà tecniche, però oggi la tecnica ci aiuta a superare tutte le difficoltà, con un po' di flessibilità da parte della UEFA si può fare un grande stadio in una zona importante, ben servita dai trasporti, ovviamente vanno fatti gli sgravamenti. Noi stiamo ragionando anche con la società, devo dire, in maniera molto franca, devo dire leale, nel senso che io, insomma, porto la posizione della città, cioè questo è il mio voto, i cittadini mi hanno votato per portare la posizione della città, la società porta la sua posizione, ma alla fine, insomma, abbiamo trovato la quadra. Quindi, chiaro, adesso c'è un problema tecnico, come fare i lavori, c'è un problema economico, che chiaramente noi possiamo fare, cioè mettiamo a disposizione l'infrastruttura, c'è un tema di investimenti, quindi c'è una legge che guida il percorso della legge sugli stadi, che prevede ovviamente un investimento privato, che sarà il gestore dello stadio, che è ovviamente la del Calcio Napoli, ovviamente la possibilità anche di un sostegno pubblico, che noi ci auguriamo che il governo dia una mano. C'è stata una disponibilità in questa direzione, ovviamente. Poi, insomma, a breve ci rivedremo per, insomma, concretizzare. Chiaro, Napoli è oggi, insomma, una città come Napoli, che è una città in crescita, con una nuova narrazione internazionale, con una nuova immagine, ha bisogno di infrastrutture ad alto livello.